fonte di ispirazione di questa maiolica è una silografia di Bernard Salomon per la Bibbia di Lione del 1557. Il nostro decoratore riprende questa vignetta e la ripropone in controparte con alcune varianti. La variante più evidente è il corpo precipite del gigante Oloferne, che nel prototipo risulta supino sull'Ete, che qui invece cade rovinosamente, riprendendo un'iconografia che era quella del disegno di Michelangelo conservato al British Museum. Come faceva il nostro decoratore a conoscere questa importante invenzione michelangiolesca? A Genova esistono degli affreschi di Bernardo Castello in una villa genovese che ripropongono fedelmente la caduta di Petonte di Michelangelo. Evidentemente il nostro ceramista si è ricordato quella iconografia nel ritrarre questo il condottiero assiro decapitato, e questa iconografia gli era forse nota attraverso dei cartoni, delle incisioni, se non direttamente per averla vista in questa dimora genovese.